Ragazzi, benvenuti in questo altro video a tema natalizio. Oggi si parla di tradizioni nel mondo, perché mi sono detta, ok, le tradizioni italiane le conosco, sono carine, alcune sono strabelle, ma quelle degli altri paesi, quelle del resto del mondo, quali sono? E allora scopriamoli insieme. Ad esempio, in Alaska le feste di Natale iniziano appena dopo il ringraziamento. Praticamente è dove dovrei vivere io, c'è il freddo e le feste di Natale iniziano un sacco presto. Le famiglie ballano per le strade e i bambini portano le stelle di Natale in processione e vanno in visita di casa in casa, dove vengono serviti dei dolci. Un po' stile Halloween, direi. In Francia invece le celebrazioni iniziano il 5 dicembre con San Nicola, che è addirittura un giorno più importante di quello della vigilia di Natale. Le campane e le voci dei cori intonano canti francesi chiamati Noël. E una delle feste più apprezzate in Francia è la Fête des Lumières. Faccio schifo col francese, non l'ho mai studiato il francese, compatitemi. Tradotto in italiano è il Festival delle Luci, che è iniziato nel XVII secolo come semplice illuminazione alle finestre, oggi è diventato un evento ancora più spettacolare. Ci sono esposizioni, giochi di luce e ogni famiglia celebra questa cosa mettendo una piccola candela alla finestra. In Germania invece c'è, credo, la tradizione che mi piace più di tutte tra quelle che vi elencherò, e si tratta di creare una corona dell'avvento fatta di rami di abete e 4 candele colorate. Ogni domenica, partendo dalla prima di avvento, si accende una candela fino ad arrivare a Natale. In Germania oltretutto si usa festeggiare San Nicola, che viaggia a dorso di un mulo e lascia piccole sorprese, dolci e giocattoli a tutti i ragazzi della Germania. È un po' come la nostra Santa Lucia qui al nord. Ci avevo fatto un video su questo, ve lo lascio qui sopra. In Inghilterra invece le persone si raccolgono attorno all'albero di Natale e ci si racconta la classica storia natalizia di A Christmas Carol oppure The Night Before Christmas. A Christmas Carol è la storia di Natale che preferisco in assoluto. I bambini, oltretutto, dopo aver scritto la letterina a Babbo Natale, la gettano nel fuoco. Ebbene sì, non aspettano che Babbo Natale la legga magicamente, la gettano nel fuoco, in modo che i loro desideri possano risalire per il cammino ed essere poi letti da Babbo Natale. In Olanda invece c'è l'arrivo di Sinterklaas. L'avevamo già sentito anche nel video scorso, se vi ricordate. L'unico mito che non metteva terrore è questo similvescovo gentile che viaggia dalla Spagna ad Amsterdam sul suo cavallo bianco portando un sacco pieno di doni. E veniamo all'ultima tradizione natalizia che ho pensato di mettervi in questo video, quella messicana. In Messico le case sono decorate con gigli sempreverdi e i membri della famiglia intagliano disegni in sacchetti di carta marrone per fare delle lanterne dette farolitos. Poi ogni candela viene messa in un sacchetto e i farolitos vengono posati lungo i marciapiedi, sui davanzali e sui tetti, per illuminare l'intera comunità con lo spirito del Natale. Fatemi sapere qual è la vostra tradizione preferita tra queste che vi ho elencato. Io credo che la mia preferita assolutamente sia quella tedesca, con la ghirlanda dell'avvento. Mi è sempre piaciuto tantissimo avere qualcosa che mi dicesse a tutti gli effetti ogni giorno quanto effettivamente mancava al Natale. Da voi ci sono delle tradizioni precise per questo periodo? Fatemelo sapere qui sotto. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì con l'ultimo video a tema natalizio. Mi raccomando, non perdetevelo. Ciao ragazzi!